Facevo la maschera. La biglietteria era nell'ingresso del cinema e l'ufficio del direttore era dopo l'entrata. La sera, dopo l'ultimo spettacolo, il direttore veniva alla biglietteria e si portava via il denaro incassato. Ogni mattina, verso le 10, apriva la cassaforte e portava in banca gli incassi della sera precedente. Verso le 7 la sala era al completo e fuori c'era la coda. A turno con gli altri colleghi facevo la maschera. Nel buio della sala accompagnavo la gente a sedersi alla luce di una pila. Ricordo che durante la proiezione del film Vai tranquillo, un uomo sullo schermo diceva: «Non è facile la vita che faccio io». Sembrava che mi guardasse, che si rivolgesse a me. Al termine della giornata gli ultimi spettatori lasciavano la sala alla spicciolata e io tornavo a casa tranquilla. Poi la crisi del cinema, i divi di Hollywood che vengono in Italia per campare con la pubblicità, io che ho perso il posto e non so dove sbattere la testa. Il cinema, tutta roba irreale, inconsistente. Cerco di svignarmela nella pensione. Commento: le esperienze che assumono forma nel piano fisico non sono mai roba irreale. Il mondo della celluloide, che sta esaurendo la sua funzione, ha prodotto evoluzione nei suoi divi e nei suoi spettatori che per la legge sono coscienze diverse del tutto uno assoluto.